Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben arrivati. Un attimo che facciamo passare di nuovo il disclaimer per gli ultimi arrivati. Intanto è tutto sulla registrazione, perfetto. Ben arrivato, ben arrivati, vedo che state arrivando tutti. Guarda quanti siamo, che bello, buongiorno a tutti, ben arrivati. Benissimo, dai, togliamo il disclaimer. Tanto rimane nella registrazione. Allora, perfetto. Aspetta che non ti avevo visto. Scrivo buongiorno. Allora, buongiorno. Ok, perfetto. Allora, ciao Francesco. Vedo tantissimi, anche tanti, tanti, tanti nuovi. Ma che succede ultimamente? Ma che succede? Si sono ritirati tutti gli altri relatori? Non c'è più nessuno che fa i webinar? Cos'è? Non c'è più nessuno che mette qualcosa di sensato su YouTube? Non c'è nessuno che porta avanti il blog con coerenza e costanza come faccio io? Ieri sera alle 6, 7 ero stanchissimo, eppure l'ultimo, anche il post l'ho messo perché so che tanto me lo chiedete dopo e non mi piace metterne due in un giorno solo se, un giorno, se il webinar è del giorno prima, però lo metto lo stesso, quindi cerco di farli veramente tutti i giorni come obbligo, diciamo, mi sono messo questa regola. Chiaro che se non metto un webinar vuol dire che non ha contenuto e quindi non lo metto, no? Però devo dire che ultimamente di webinar c'è sempre il contenuto, anche se sono una mezz'oretta, un'oretta, di solito sono sempre un'oretta, però c'è sempre il contenuto. Oggi sono partito per fortuna ieri perché vi dico, voglio fare questo webinar serale dove presento la nuova versione. Oltre a presentare la nuova versione, che ormai ve l'ho già praticamente decantata e sapete bene di cosa si tratta, voglio oltre a questo dirvi portare avanti questo progetto con sarà difficile farle tutte e cinque, ma cinque coppie dal 2015 adesso, quindi uno storico del 2015 fino adesso. Io ho lo storico completo, lo ripeto ogni volta, non ho storico bucato, mancano pezzi, mi sono comprato tutti gli storici, quindi ho tutto per fare questi backtesting. È un lavoraccio perché il computer è acceso da ieri mattina alle 5, più o meno 5 e mezza, fino adesso non è ancora mai stato spento perché un backtesting del genere dura più o meno 2-3 giorni, dipende. Adesso per esempio l'ho rifatto perché c'era qualcosa che non mi piaceva. Questo backtesting qui parte dal 2015, andiamo su, parte dal gennaio, 1 gennaio 2015, vedete che è la prima operazione, e si porta adesso, l'ho fatto un restart più o meno un'ora fa, e adesso è 14.10. Sembra tanto, sembra veloce, dice caso quasi finito l'anno, però poi nel 2016 va rallento perché più tempo ci mette a operare, più tempo, vedete qui sono tutte le operazioni del robot, ok? Quindi finora sta procedendo. Chiaro, in questo backtesting qui è solo euro-dollaro, non posso fare tutte le coppie, quindi devo fare per ogni singola coppia un backtesting. Quindi adesso euro-dollaro, poi farò australiano-dollaro, poi farò dollaro-australiano e così via. Farò tutte le coppie che riesco a fare fino ad averne 5 per poi farvi vedere nell'appuntamento serale in progressione, diciamo, vedendo cosa porta una coppia e cosa porta l'altra, mettendoci il grafico dell'equity, che sarebbe questo grafico qui, sovrapposto uno dall'altro, potremmo vedere che magari qui l'euro-dollaro era un po' impegnato, mentre la sterlina dollaro era impegnato magari in questa zona qui. Quindi si possono vedere le correlazioni con una coppia con l'altra quando una coppia non lavora e una coppia accumula, ok? O viceversa, una coppia accumula e una coppia guadagna, ok? Quindi abbiate un po' di pazienza perché sto cercando anche una via di mezzo per fare, non per farvi vedere un backtesting buono, perché sennò non ha senso. Per me, ieri ho sentito una bella frase che diceva, non mi viene. Ah, Dio, che vuoto di memoria. Anche ieri a fare la spesa, pagando con la carta, mi sono dimenticato il mio numero di PIN, che lo metto ogni volta, infatti la cassiera mi ha guardato, ma come, ogni volta te lo ricordi, stavolta no, e ho dovuto guardare nel telefono perché non me lo ricordavo, quindi sono vuoti di memoria e non è tanto bello. Non mi viene più la parola, l'ho sentita ieri, molto bella, vabbè, guarda, non importa, dai, poi magari mi viene in mente. In ogni caso voglio che sia questo backtesting, che sia 5 anni dal 2015 fino adesso,
profittevole. Attenzione, può essere che in questi 5 anni ci sia un periodo dove il robot non è profittevole? Sì, c'è. Può essere che nell'arco di questi 5 anni, nella gestione completa visual, ci sia stata una modifica manuale? Sì, c'è. Cioè vuol dire che ci sono dei momenti in cui praticamente si va ad aggiungere un'operazione ad un basket che non è prevista nel backtesting, per esempio. Okay? Quindi la gestione, oppure si blocca un basket, oppure si toglie una coppia o si aggiunge una coppia, quindi non è veritiero al 100% quello che succede in un conto, però sarebbe veritiero se si lascia tutto operare così com'è. Perfetto, allora via. Per non annoiare i nuovi che siete veramente tanti e magari all'inizio vedete questo qua che vi racconta delle cose, non si capisce bene tanto cosa intende dire, io vado sparato perché ormai nella fase del relatore webinar che fa la parte base non la faccio da tanti anni. E in più basta andare su YouTube e scrivere il corso base per il Forex, quindi trovate qualcosa. Se per esempio la MetaTrader 4 non è di vostra competenza, scrivete corso base per MetaTrader 4 e trovate su YouTube qualcuno che si sia preso la briga di fare questo corso gratuito su YouTube, una decina di minuti, 20 minuti per spiegare una piattaforma, io non perdo tempo, vado avanti. Allora, operatività mia oggi, anche oggi non faccio trading. Devo uscire subito dopo il webinar, più o meno alle 11, esco per un'oretta ad andare a prendere una cosa, quindi non faccio trading, anche perché mi sto concentrando su tante altre cose. C'è Alessandro che mi sta spingendo a fare delle cose che normalmente sono io che spingo lui, versioni nuove di questa operatività qua, perché si è reso conto che questo robot qui, con questa versione qui, non abbiamo ancora finito, cioè abbiamo ancora qualcosina da sistemare e sta vedendo dalla parte tecnica, mi ha accennato ieri, sta costruendo una cosa che non lavora più sulla piattaforma, ma lavora esternamente. Questo velocizza tutto quanto, perché non è più obbligatorio usare una piattaforma, ma è dall'esterno il sistema praticamente fa l'operatività. Ok? Quindi sta lavorando anche lui a tutto gas, tutto spianato per fare qualcosa di nuovo, però c'è tanto lavoro sotto. Allora siamo qui perché non lo posso chiudere, perché sennò mi ricomincia da capo. Lo lasciamo qui. Eurodollaro, oggi è tempo long? Si potrebbe incominciare a fare un long? Andiamo a vederlo sui cicli, che così ci rendiamo conto. Devo lasciarlo qui basso, questo backtesting, perché sennò se faccio l'errore, ogni tanto faccio l'errore di chiuderlo, poi. Eccolo qui. Allora, ciclicamente come siamo messi? 1, 2, 3. Togliamo i segnali così si vede meglio. Allora, portandosi avanti così siamo veramente il top del top, giusto? Ormai questa è la seconda settimana che portiamo avanti analisi su analisi, se la togliamo. Ciclo 3, vero che sei allineato anche tu, Francesco? Sei allineato? Sei diventato un ciclista anche tu? Vero? Eh sì, perché ti prende, poi ti prende, e anche se ogni tanto avrai magari, come l'ho avuto anch'io, che sono il creatore di questo metodo, un po' il pensiero di dire, ah, ma forse uso un'altra tecnica. Poi a un certo punto ritorni, sì, ma questo è un ciclo, quindi ritorni sempre sulla base cicli. Io ho cercato, non ho che voluto, ma ho cercato di abbandonarli per affrontare altre tecniche. Poi ho deciso che assolutamente non si possono abbandonare i cicli, perché i cicli sono la cosa più sana che esiste. Okay? Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Ma l'ho fatto finire dopo. Cosa hai fatto finire dopo? Il ciclo 3? Tiè, ti prendo subito un foglio. Vabbè, posso usare anche questa. Ciclo 1, li disegno uguali, eh? Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Parte la forma, non mi mettete a ridere, ma questo è così, purtroppo devo disegnare così, rido io stesso. 3 e 4. Cosa vedi all'interno di questa distribuzione qui? Dov'è la frattalità? Ricordati che tra il ciclo 1 e il ciclo 2 c'è un vincolo sia temporale che di prezzo. Tra il ciclo 3 e il ciclo 4 c'è un vincolo temporale sia di prezzo
di frattalità temporale. Quindi cosa vuol dire? Che può essere un ciclo 1, un ciclo 2, un ciclo 3 corto, un ciclo 4 corto. Strano sarebbe aver avuto un ciclo 3 corto e un ciclo 4 lungo, giusto? Ma più o meno, diciamo, una cadenza di 5-10 candele puoi avere una cosa del genere. Quindi alla fine, togliendoti il dubbio, non puoi avere un ciclo 2, un ciclo 2, un ciclo 3, un ciclo 4, tutti e quattro uguali. C'è, in una distribuzione ci sono questi casi, anzi molto spesso, però ricordati sempre che dal 2 al 3 vuol dire, allora immaginati, allora prendiamo di nuovo questa storia qui e vi disegno un'altra teoria. Partiamo da qui. Partiamo da qui. 1, 2, 3, 4, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Che cosa vedete qui? Le onde di Elliott. Allora, se io devo vedere le onde di Elliott in questo caso qui, avrei un ciclo 1 mio, un ciclo 2 mio, un ciclo 3 mio, giusto? Poi avrei un ciclo 4 A, B e C. Solitamente dopo il punto 5 l'ABC è molto più stretto, più corto, giusto? Quindi è probabile che dal ciclo 3 in avanti non ci sia frattalità. Adesso sono venuti quasi frattali, ma non c'entra questo. Volevo spiegare soltanto la dinamica del punto ABC, che solitamente è un piccolo ritracciamento, perché se noi siamo in un trend rialzista, è un piccolo ritracciamento della continuazione dal punto C che diventa un punto 0, di nuovo un punto 1. Ok? Ve lo sistemo nuovamente qui, così vi rendete conto cosa intendo dire. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, e avanti così. Ok? Questa è una struttura che qui si termina col punto 0, che sarebbe il punto C. Questo è il punto 0, che sarebbe il punto C. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Quali sono i punti di frattalità? I punti di frattalità che vediamo 1, 3, 5. Vediamo se qualcuno è riuscito a registrare qualcosa di tutto quello che io sto facendo. Perché 1, 3, 5? Il punto 2 e il punto 4 sono questi. 2 e 4. È una casualità che sia fatto così? Se io adesso vi dico che questo qui sarebbe il punto 6, giusto? Se questo sarebbe il punto 7, sarebbe sbagliato, giusto? Questo è il punto 4, questo è il punto 6. Perché? 1, 3, 5, 8. A? Cosa sono? Non esiste sulle onde di Elliott un numero pari come massimo. Perché? Fibonacci 1, 2, 3, 5. Però, ragazzi, io non ho studiato le onde di Elliott, vorrei dirvi una tredicina, 14ina di anni fa. Poi Sirio ha letto un bel libro, mi ha detto, non so se l'hai finito, Sirio, purtroppo non sono riuscito a recuperarmelo, ma non c'è in stampa. Adesso lo ordinerò su Amazon, quando la persona che scendo me lo vado a prendere, me arriva direttamente e quindi me lo leggo anch'io. Però dallo studio di Elio, che io vi dico veramente non è che sono stato lì a studiarmelo ore e ore e ore. La teoria di Elliott, però alla fine riportata ai cicli, è il libro di Elliott, sì, lo so. È proprio il libro di Elliott, vabbè, ok, dopo poi me lo andrò a prendere, Sirio. Comunque, alla fine, capendo la logica di costruzione, che non è detto che siano, queste sono quelle classiche, ci sono anche quelle ribassiste, quelle laterali, ci sono tanti tipi di onde di Elliott, per carità. Queste sono quelle classiche da cui viene rapportato comunque la struttura. In questo caso qui, io già sapendo che questo c'è una logica. C'è una logica sulla struttura come si compongono queste onde di Elliott. Sicuramente c'è anche una logica matematica, ok? Quindi frattalità Fibonacci 1, 3, 5 non esiste nel punto 8, ok? Quindi
Anche se cicli, così spiegato un po' anche la dinamica, Francesco, così diventi un bravo ciclista e non ti fermi quando trovi un ostacolo. Va bene? Ok? Quindi a questo punto, se andiamo a vedere proprio la distribuzione così, adesso non andate a vedere perché questo sennò dovrebbe essere un punto 0, questo è un punto 1, questo è un punto 2, non mi fa il punto 3 qui, mi porta il punto 3 qui, scusate, mi porta il punto 3 qui, questo diventa un punto 4 e questo diventa un punto 5, ok? Però adesso non mi voglio ubriacare, perché è chiaro che io ci ho passato anni a studiarmi queste cose qui, 1, 2, ok? Il punto 3 non c'è. Ok, come faccio? Non c'è il punto 3 perché si sposta praticamente in questa zona qui, quindi il 3 automaticamente diventerebbe questo, un 4, quindi se ho il 3 ribassista sotto il 2 mi aspetto un 5 più basso. Esiste una onda di Elliott così, Sirio? Andiamo a disegnare. Esiste? Posso, la lascio così, si vede lo stesso? Dai, vabbè, la metto anche in un altro colore. Esiste una onda di Elliott così? Eccola qui, 2. Io mi aspettavo il 3 come classico sopra questo massimo qui. Mi aspettavo un 3, però il 3 me lo fai qui. Quindi non mi posso aspettare un 4 più basso, mi posso aspettare un 4 più alto, però mi posso aspettare un 5 più basso. Un'inversione. È un'inversione questa. Ah, da qui faresti partire un punto 0, giusto? Questo mi stai scrivendo? No? Da dove faresti partire? Punto zero da qui? Esattamente. Ok. Sì, va bene, puoi farlo partire anche da qui. Però allora non hai più questa teoria ciclica, se lo fai partire da qui. Se lo fai partire da qui hai una relazione con le onde di Elliott, però anche qui poi si va a sfasare perché l'uno poi il due diventa ribassista. Quindi preferisco pensarla a questa maniera qui. Allora, facciamo uno schemino. Guarda che oggi che webinar che è uscito, eh? Zero. 1, 2, 3, 4, 5. Però, se l'1 è questo, se il 2 è questo e se il 3 non riesce ad andare lì sopra e mi fa così, il 3 è sempre il 3 come fatto temporale. Il 4 però non me lo aspetto più forte, mi aspetto un 4 e poi mi aspetto un 5. No, l'ABC a questo punto, sì, giusto, giusto, Silvio, praticamente da qui partirebbe una ABC, ABC, ok? Giusto, per la teoria di Elliott si fermerebbe qui, quindi comincia l'1. Però se io lo vedo nella costruzione ciclica, ok? Quindi è giusto che questo sia un ABC, però se lo vedo nella costruzione ciclica, io praticamente il 3 ce l'ho nella fase temporale giusta, questo comunque è un 3. Un 4 che non deve andare sopra il 2 e un 5 che mi fa un nuovo minimo. Poi qui ABC c'è ancora. L'ABC c'è ancora. Questo è un ABC, questo è un B, questo è un C. Questo è un ABC. Perché questo qui è così? Perché questo diventa il ciclo X. Ok. Questa comunque è una relazione riportata al mio metodo, non è una relazione presa dalle onde di Elliott. Posso, cioè, puoi girarla come vuoi, però quando tu sai che un ciclo 3 ti deve fare un nuovo massimo e non te lo fa, ciclicamente e temporale hai la stessa zona, solo che non la trovi qui in alto, la trovi qui in basso. Quindi sai già che il ciclo 3 è diventato ribassista, non ti puoi aspettare un punto 5, ma ti devi aspettare un punto 5 che diventa un 4 e un 5 più basso. Spostamento. Così sono un po' senza fiato. Ok? Siamo? Ciao Edoardo, ben arrivato. Cosa dici Francesco? Hai compreso la tematica, cioè la struttura di quello che sto dicendo? Più o meno sì. Ci vorrà un po' di tempo, ma poi ti fa click in testa. Senti, praticamente, se voi vi aspettate di una distribuzione, torniamo nei grafici. Allora, andiamo a vedere se troviamo qualche esempio, poi andiamo a vedere su quello. Che c'ho poca roba disegnata perché logicamente sono stato via. Allora, bene, sono tutti quanti a posto. 1, 2, 3.
Beh, questo qui. Sì, sì e no, per il momento non le studiare perché poi va in confusione. Allora, questo è il punto 0, questo è il punto 1. Il punto 2 in questo caso, qui mi aspetto un punto 3 qui in alto, no? Il punto 2 può fermarsi anche qui, più o meno non deve andare troppo sotto, no? Il punto 2 si porta in un punto più basso che questo. Quindi già sapendo che questo è il punto 2, non ti puoi aspettare un ciclo, un punto 3 più alto del punto 1. Quindi già il 3 diventerebbe questo, ok? Per dirtene una, che poi non è un 3, però nel fatto temporale ti aspetti un 3 che dovrebbe essere al massimo, lo devi portare qui in basso. Quindi il 3 diventerebbe automaticamente questa zona qui, ok? Quindi il 4, che dovrebbe essere stato un ciclo basso, diventa un ciclo alto che sarebbe questo e poi diventa un punto 5 più basso. Esattamente, va bene, le correzioni che superano i massimi e i minimi, non voglio fermarmi su questo tema, Sirio, ma è chiaro che io l'ho fatto per anni, ho portato avanti anche delle tecniche con le onde di Elio sui miei webinar, nei video vecchi le trovate, ma se scrivete Elio sul mio blog e trovate qualcosa, però è difficile da rapportare, certo che se ti fa. Sì, ma è giusto, cioè, certo che è giusta questa lettura, cioè, non so, la mia è giusta, lo so che è giusta la mia lettura, però è difficile rapportare oppure trasmettere questa logica di lettura. Però è normale che se tu hai un'onda di Elliott che ti devono fare così, e poi l'ABC. E invece questo punto qui non va sopra, questo non va sotto, non ti, se incomincia e scende così, non ti puoi aspettare che ritorni qui in alto, quindi logicamente diventa ribassista il tutto, no? Ok. Sì, no, no, giusto, 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 dammi tutto quelle, tutte. A me piacciono chi interagisce, chi fa domande, chi dà la propria versione, assolutamente no. È giusto, posso anche sbagliarmi una volta anche a dire qualcosa, per carità, sbagliare. Magari intendo dire una cosa e ho sbagliato, ma l'altra volta ho sbagliato di dire una copia. Va. Ci sta, insomma, un po' nella confusione. Allora, però torniamo a noi adesso dove siamo. Adesso, le onde di Elliott, per esempio, 0, 1, qui dovevi aspettarti un 2 qui in alto. Cioè, è praticamente molto semplice, perché questo è il punto 0, questo era il punto 1, ti dovevi aspettare un punto 2, che è questo, e poi ti dovessi aspettare un punto 3 più in alto. Il punto 3 diventa questo. Questo diventa il punto 4 e via, dicendo 5. Cioè, la logica è questa. Adesso però siamo in un A, il 5, A, B, C. Potrebbe essere il contrario, giusto? Anche questo è vero. Oppure il 5 non esiste, diventa un punto A, B e C. Y o X se il C diventa ribassista. Alla fine. Sempre lì la tematica. Quindi però noi siamo adesso nell'H1 in una fase che è finito il ciclo 4. Finito, pattern 4S, finito, incomincia a partire. Un po' strano, quindi potrebbe essere già una Y, potrebbe fare qualcosina. Insomma, è rialzista, in ogni caso è rialzista. L'1 è rialzista. Io, senza sapere niente, ancora fino a quando non ho un'idea rialzista, mi metto questa bella stanghetta gialla che è l'open price dei cicli, me la metto qui. Quindi vuol dire che se tu mi vai qui sotto, sei ribassista. Ancora. Ieri la giornata praticamente aveva chiamato un nuovo minimo, lo ha fatto, poi è andato in laterale, è andato in laterale, laterale, e oggi sta facendo questa cosa qui. Non dice ancora niente, ok? Non dice ancora niente. Siamo sopra la media 48, in ogni caso sta per partire una distribuzione, la campana d'oro se ne ferma lì. Bene, andiamo sul 4 ore. 4 ore siamo un po' ancora in difficoltà per capire che è partita la distribuzione o no. Dal punto di vista 4 ore siamo ancora dove siamo? Qui in questo caso sulla teoria di Elliott questo è il punto 5. Ok? Quindi potrebbe farmi automaticamente un ABC sul ciclo 4, probabilmente, però può essere anche un attimino un ABC così corta. Giusto? Quindi la A, oh, scusate, la A potrebbe, perché non mi cancelli? La A potrebbe partire qui, A, B,
Sì. Ok? Adesso l'ho fatto un po' più grande, però questa potrebbe essere l'idea, giusto? Quindi Campana Gaussana ancora in chiusura. Sul 4 ore io non andrei ancora a mettermi long. Siamo sotto la media 48, più forte 4 ore dell'H1, ciclo 1 di Todd Candele, ciclo 2 di Todd Candele, ciclo 3 di Todd Candele, ciclo 4 di Todd Candele. Quindi manca ancora un po' di strada per andare a diventare i bassisti. Ok? Può succedere che l'indicatore faccia queste cose qui. Come può succedere anche che sia finito qui e questo sia un ciclo 1? Tutto possibile. Quindi oggi, come dicevo ieri, scrivevo ieri sera nel blog, questa coppia magari oggi non è una coppia da tradare. Oggi l'euro-dollaro non è tanto semplice da tradare, è un po' così. Però, oltre a guardare questo, non andiamo proprio sull'intraday oggi. Andiamo a vedere questa cosa qui, che sul metodo fascia ha dato il suo segnale long. Ha dato il suo trend, il suo long di stamattina, ha già pagato i suoi 10 pips, va bene. Lo metto su 4 ore. Già, questo è. Non ho ancora nessun segnale, no? L'unico segnale ribassista qual è? Questa candela lunga qui, che poi non è una candela lunga dal punto di vista del metodo, questo è il segnale grosso. Quindi, se devo entrare short oggi, una domanda, se, non, tanto se mi scrivi comunque una domanda, tutto inteso. Se traccio Fibonacci dall'impulso ribassista, vedi che vicino al 50% si è un po' fermato. Dall'impulso ribassista, ultimo impulso sarebbe questo, dici? Ah sì, beh, ma è normale, tu puoi metterti anche in tutti i time frame, metterti un Fibonacci. Guardate, perfetto. Sì, ma normale, 50% è un po' più alto ancora. Poi se tu vuoi prenderti questo è perché lo vuoi tu qui. Ok? Quindi però da qui è incominciato l'impulso, non è incominciato da qui. Quindi non ti andare a confondere troppo, nel migliore dei casi fai sempre così. Prenditi l'impulso, quello completo, oppure l'impulso completo, ma ti devi prendere questo. Perché se ti vai a prendere questo è tua comodità mettertelo qui perché vedi il 50% in questa zona. Ok? Non andare, consiglio mio, quando si fa in generale a tutti, quando fate un'analisi, la dovete fare con la testa libera, non perché volete vedere una cosa. Cioè, è chiaro che se si fa un'analisi, perché abbiamo delle operazioni short aperte, farai l'analisi già con l'idea di vedere tutto quello che potrebbe essere ancora ribassista. No, l'analisi deve essere di parte. L'analisi deve essere veramente di parte. Quindi è chiaro che questa qui, la discesa, incomincia da questo massimo qui, non da questo qui. Classica. Poi che funzioni qui dal 50% va bene, non c'è problema, ok? Però non so, è un po' come barare, no? Un po' come stare un po' a dirsela da soli, no? Comunque, vabbè, comunque continuiamo così, vediamo che la campana gaussiana magenta continua a chiudere all'interno della campana gaussiana gialla, ok? Invece nell'H1 qui ha già abbandonato la linea gialla, ha chiuso fuori, quindi nell'H1 comunque è rialzista. Okay? Quindi abbiamo qualcosina di strano che potrebbe dare l'idea che sull'H1 è ancora rialzista. Quindi io non farei, lascerei questa coppia un po', la lascerei ancora l'euro-dollaro, non darei più tanta corda all'euro-dollaro a questo punto. Okay? Un po' dei livelli potete mettervi questa trend line irregolare, la potete un po' aggiustare da questo minimo qui, per esempio, a questo minimo qui. Okay? Quindi questa potrebbe essere un'entrata short. Se arriva fino a questa zona qui, perché poi hai tutto il range operativo di 60 pips, potresti provarla se arriva in questa zona qui. Ma attenzione, che qui abbiamo un'altra trend line irregolare, che è questa qui, da questo minimo qui a questo massimo qui, ok? Quindi avete tutto questo spazio ancora di trading. Quindi è un po' complicata la situazione euro-dollaro oggi. Non è tanto chiara. Baserei piuttosto lasciando stare l'H1, andrei a vedere l'H4, siamo ancora in un movimento ribassista, quindi starei un po' fermo, ok? Io non so, non voglio dirvi niente, ma quasi quasi mi sembra che ci stia ingannando per poi
non sono tanti pips, sono una ventina di pips, 30 pips, per poi tornare nelle zone basse. Ok? Bene, quindi questo è per l'euro-dollaro, lo limitiamo qui. Andiamo a vedere, visto che l'abbiamo intrapreso ieri, cioè, il sentiment mio è ribassista, ma non vuol dire niente, cioè io me la... Boh, non lo so, aspettiamo. Ok? Già ieri aveva fatto questo segnale long, che poi però non è andato a rompere, vedete che il massimo non ha rotto, quindi non è un segnale long che andava fatto, anche perché non rompeva, torna giù, continua da qui un segnale short e il segnale short ancora non ce l'ha, quindi è uscito dalla lateralità in questo caso qui, esattamente qui. Oggi poi è giovedì, abbiamo ancora 2 giorni di settimana dove possiamo capire che cosa vuol fare il grafico a livello tecnico, queste sono le situazioni. Ok? Abbiamo un segnale short, che è questo qui, che è quello a 4 ore, questo, e abbiamo un segnale long, che è quello H1, che è questo. Segnale short, scusate, vedete che mi sbaglio ogni tanto, quindi questa zona qui. Adesso sta a 15 pips, se mi ritorna dietro di questa candela, siamo di nuovo in un range operativo ribassista. Ok? Se invece continua a farti la sua salita, boh, oggi lo lasciamo andare. Euro sterlina yen, che ieri... Allora, questo è il bello delle analisi in progressioni. Okay? Abbiamo visto che ieri praticamente si è mossa, doveva muoversi rialzista dal punto di vista H1, dal punto di vista anche 4. Vedete che c'è la campana gaussiana gialla che è in partenza, quindi dovrebbe andare qui nei massimi, no? Però, la campana gaussiana H1, sebbene è partita in questa zona qui, minimo di Gauss, doppio massimo minimo di Gauss, riparte di nuovo. Non riesce ad andare qui sopra. Se oggi, adesso ci sono anche dei dati sulla sterlina, comincia a scendere bene, si può incominciare a vendere pensando a questa zona qui. Ok? Però rimane anche questa una coppia che purtroppo non è ancora abbastanza chiara. Andiamo a vedere però la sterlina dollaro. È chiara la sterlina dollaro? Adesso. Dal punto di vista di trading, la sterlina dollaro è una coppia tradabile. Adesso vedendola così a primo occhio che vedete qui, togliendo questo Fibonacci, È tradabile, sì? In che direzione è tradabile, Sirio? Short. Va bene, ok. Io do un attimino l'idea che adesso uno mi scrive long, uno mi scrive short, decidetevi, no? Allora, il mercato è in laterale da ieri, da 2 giorni, che è praticamente in questa zona di lateralità, un giorno e mezzo, prendendo la mezza giornata di ieri, addirittura da qui è ancora più laterale. Se praticamente il mercato è andato in laterale, l'ho messo sull'H4, il mercato è in laterale, quindi è una coppia che può esplodere al rialzo come può esplodere anche al ribasso, quindi non la vedo tanto tradabile. Però andiamo a vedere la campana gaussiana. No, non c'è proprio, la sterlina dollaro è fuori, anche perché oggi ci sono dei dati, qualcuno me li può anche dire, ma li vado a vedere anch'io. La sterlina dollaro dovrebbe essere oggi alle 10:30 dei dati, vero? Tra 10 minuti c'è il rapporto messo del BCE, va bene, vediamo cosa si muove. Tra 40 minuti ci sono dei dati, ok, importanti per la sterlina dollaro. Quindi alle 10:30 ne sapremo di più se la sterlina dollaro è rialzista o ribassista. Però nel momento, in questo caso qui, io non la vedo tanto rialzista, non la vedo proprio, la vedo un po' in confusione tra il long e lo short. Infatti, chi ha cercato di andare long qui e poi chi ha cercato di andare short ci ha portato a casa praticamente niente. Quindi sterlina dollaro, niente. Una coppia che ha fatto una bella discesa ultimamente, la andiamo a vedere nell'outlook, vediamo se troviamo qualcosa di outlook. Allora, andiamo qui. Euro sterlina. Francesco, l'euro sterlina, io ho preso una bella batosta 2 o 3 un mese fa, un mese e mezzo fa, perché
Perché continuavo a venderla e poi è salita, o non mi ricordo che cos'era, o il contrario, se non me lo ricordo. Però è stata. L'euro sterlina si muove, se la sterlina dollaro si muove, ok, però è anche un po' vincolata dal movimento dell'euro. Quindi, se si muove l'euro dollaro e l'euro yen, si muove anche l'euro sterlina. Quindi, è un po'. Mi sono incappato veramente in una brutta situazione, ho dovuto chiudere con un bel stop loss bello grande. Quindi, l'euro sterlina non la sto tradando. E andare a fare un'analisi sulla sterlina è come cercare veramente, anche se fai l'analisi, poi la sterlina si muove, non è che l'analisi asseconda il grafico, o meglio, non è che il grafico asseconda l'analisi. Se ti va bene che hai fatto l'analisi giusta, va bene, però l'euro sterlina è condizionata dall'euro dollaro, dall'euro yen, dalla sterlina dollaro, quindi l'ho un po', diciamo, messa in disparte, come quando fai l'USD CHF, no, cioè cos'è? USD CHF, no? L'USD CHF non lo tradi. Perché non tradi l'USD CHF? Perché è la controparte dell'euro dollaro al 90%, quindi è una coppia che non tradi. L'euro sterlino ho deciso che è una coppia che un po', diciamo, la lascio stare, non la trado. Nel trading automatico è perfetta, nel trading automatico è una correlazione, funziona benissimo. USD CAD lo andiamo a vedere. Allora, Bronx ha fatto una bella discesa. Non è sempre buono quando fanno tutte le discese. Io parlavo di dollaro yen per un motivo, non so, troviamo, per un motivo molto importante. Allora, dollaro yen, vedete che ha incominciato a fare questa discesa qui, che avevamo questo short qui, e poi con la candela wick della settimana scorsa ha fatto questa alzatina qui, ok? Se notate, questo segnale qui è neutro rialzista. Non abbiamo la banda di Bollinger centrale qui, la banda di Bollinger alta è qui, quindi dovrebbe o tornare nella banda Bollinger alta con questo segnale qui e non mi sembra il caso. Mi sembra più il caso adesso, proprio per quello ho preso una coppia che magari potrebbe interessare, perché mi sembra più il caso che dovrebbe dopo questo ritracciamento, trend, ritracciamento, trend. Allora, immaginatevi che questo sia il trend di prima, ok? Inversione del trend, perché questo in ogni caso è un'inversione, potrebbe essere un ritracciamento e doveva farmi così. Ok? Bene. Controllate questa cosa qui. Ok? Quindi in ogni caso questo era il massimo assoluto, cercate di tornare su, poi è tornato di nuovo a essere venduto, poi torna su e viene venduto. Quindi il trend è incominciato qui, primario, ritracciamento, trend, 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 trend. Ok? Quindi trend, trend di inversione, ritracciamento, continuazione del trend. Euro Nuova Zelanda, Nicolò, Nicolò, la Nuova Zelanda è una coppia che io non trado proprio. Lo posso andare a vedere, ma tu dormi la notte o stai davanti al computer? Fatti sempre questa relazione, perché se tradate la Nuova Zelanda i dati escono di notte. L'operatività, diciamo, le banche, le istituzioni della Nuova Zelanda sono aperte di notte, meglio, da lì è giorno, da noi è notte, quindi logicamente non prendi parte, non sei partecipe a questo. Quindi io ho deciso, ma veramente ti dico tantissimi anni fa, di non tradare la Nuova Zelanda, di non tradare tante cose, che magari trado l'euro yen perché si trada anche di giorno, l'USD yen si trada anche di giorno, ma non andrei a tradare, che non so, canadese contro dollaro australiano. Sono due coppie che si muovono di notte, quindi non lo farei. Però lo andiamo a vedere adesso, vediamo il tempo, lo andiamo a vedere, non c'è nessun problema. Ok? Quindi però finiamo il USD Yen, perché vedo che le richieste adesso di andare a vedere coppie ce ne sono abbastanza. L'USD Yen, secondo me, non è veritiero questo segnale long. Mi aspetto in questa zona qui, che sono un centinaio di pips, una situazione ribassista sul weekly. Sul daily, infatti, ho fatto anche una modifica prima in un robot che ha delle operazioni vecchie ancora del dollaro yen. Ho fatto un'operazione, la settima operazione. Allora, qui vediamo benissimo sul grafico daily: abbiamo visto questa discesa qui, che sono veramente tanti giorni di discesa, poi abbiamo visto questa ripartenza qui. Però notiamo nell'ultimo movimento una pin bar ribassista a questa zona, poi ritracciamenti vari oggi, giovedì, mercoledì, martedì, lunedì, ok? La candela weekly è incominciata qui. O sbaglio? Fammi vedere.
Giovedì, mercoledì, martedì, lunedì, giovedì, mercoledì, martedì, lunedì. Lunedì la candela weekly è incominciata qui. Quindi praticamente la candela weekly adesso è poco poco rialzista. Poco poco rialzista. Ok? Quindi ci troviamo in questa zona qui. Da qui si ricomincia ad avere uno short. Bene, per chi magari oggi è giovedì, abbiamo detto, abbiamo solo 2 giorni ancora, quindi è chiaro che incomincia anche a essere il fatto temporale di fare trading, incomincia a diventare un po' l'idea, anche perché se io entro qui, cioè io voglio chiudere la candela weekly ribassista, quindi se entro qui devo chiudere sotto questo livello qui. Le classiche opzioni di una volta, no? Se praticamente il livello era questo, devo chiudere sotto. Quindi se devo chiudere sotto mi mancano soltanto 7 pips, incomincio a diventare ribassista da qui. Se voglio che la candela weekly sia più lunga di questa, che era quella di lunedì, allora immagino che da qui in poi ancora scenda. Quindi i segnali short sono 1 e 2. Ve li metto numerici. 109 e 26. Dai, 1,09 e 0,26. Ok? Quindi 20 pips di distanza da qui a qui, ci sta 25 pips più o meno. Quindi in questa zona qui io entrerei short sul dollaro yen perché siamo in continuazione di questo trend. Ci sta che si faccia un ritracciamento. Qui vale la pena mettere un Fibonacci dal massimo al minimo. Ok, qui ho preso tutta la relazione dal massimo al minimo, infatti il 50% è questa zona qui. Sei? Francesco, ci state? Va bene così? Quindi questa è un'analisi che tiene, cioè questo ha tutto quanto, visto che l'euro-dollaro adesso un po' non si sa cosa deve fare. Magari un dollaro yen ribassista e la ripartenza dell'euro-dollaro, quindi ci sta che l'euro-dollaro parta a rialzo, eh? Come no? Ci sta. Se il dollaro yen scende, potrebbe avere una forza l'euro. Questo, ma attenzione, potrebbero scendere anche entrambi perché le correlazioni non sono al 100%. 4 ore? Questo è incompleto perché non l'ho più finito, poi alla fine sono dovuto partire in Italia, quindi lo lasciamo stare 4 ore, lo guardiamo, ritorniamo qui. No, ritorniamo. Allora, tanto da un occhio che cosa è successo qui, ragazzi. Questa è una trend line. Se avete un conto che va così, va e va. Guardate, partito con 5K perché sto facendo un test con 5K, 23,10. Vedete ancora, vedete che ci vuole tempo per fare anche un mese perché se magari si è bloccato da qualche parte. Qui si era bloccato dal 14, l'ultima operazione era quella più dal 15. Però magari insomma c'è un po' di movimento, se poi va proprio a pesare tutte le candele, no? Quindi se ci vuole un po' di movimento, adesso c'è 2, 4, 8, 16, 32 aperte, siamo fermi al 23 ottobre, deve farti ancora la struttura di chiudere questo basket che è rimasto aperto. Però in ogni caso, questo è solo euro-dollaro, non posso fare 2 copie alla volta, non le posso fare, quindi devo fare uno alla volta. Poi farò il dollaro australiano, poi farò l'euro yen e così via. Quindi le faccio tutte, così che nel webinar serale poi possiamo comparare una con l'altra. Ok, comunque vedi che anche tu, sì, appunto, certo, ma io non è che punto la somma di tutte, poi le andremo a comparare. Quello è, lo vedi anche tu dai conti tuoi, Sirio, da chi sta usando il trading automatico, con la nuova versione, cioè insomma, l'importante è anche avere un po' il regime del margine abbastanza alto per potersi anche permettere di rimanere a mercato con una coppia, tipo adesso l'euro-dollaro ha delle operazioni in diversi conti da chiudere in short e non riesce a chiuderle, mentre per esempio in tanti conti c'è l'operazione in long che adesso si sta godendo della situazione che sta tornando su, quindi si chiuderanno i long per poi tornare short, quindi alla fine va benissimo. Ricordamelo tu, Sirio, perché poi mi dimentico. Finito il webinar mi dimentico di nuovo, mettimi solo un post su Skype, magari me lo ricordo. Ok, anch'io sono un po' mezza testa.
Quindi mi scrivo tutto, quindi vado a proprio a. Poi oggi è anche venuto fuori un po' di sole, magari faccio una camminata oggi, dai. Ok, quindi questa è la situazione praticamente del Dollar Yen sull'Outlook Weekly, però guardiamo anche sul metodo fascia. Vedi, il metodo fascia continua ad essere rialzista, non abbiamo trovato ancora sul 4 ore il Max Chaos, ok? Abbiamo un segnale long da questa zona qui, che non è ancora andato a buon fine. Guardate, questo è molto bello perché questo segnale long sul 4 ore, che sarebbe questo massimo qui, li ha sfiorati, però non è andato sopra il massimo, bisogna dire la verità. Okay? Quindi ancora non è entrato. Quando mi farà un istogramma rosso sul 4 ore, io entrerò short, chiaramente. Sull'H1 abbiamo un segnale long di questa zona qui, non ha pagato, anzi non sta pagando. Quindi potrei guardare come sono messe le campane gaussiane. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa di più chiaro. Allora, minimo di Gauss, questo qui alla fine è un po' poco chiara. Massimo di Gauss, Max Gauss è questo. Chiusura della campana gaussiana è questa, con due errori. Nuovo Max Gauss è questo. Nuovo minimo di Gauss, se io dovrei andare a vedere, sarebbe questo. Sono un po' tirate tutte queste campane qui, sono un po' strette anche, vero? Quindi potrebbe essere esattamente il contrario, potrebbe essere questa qui, tutta la campana gaussiana. Quindi una lettura di una M ciclica anche qui all'interno. Quindi prima gamba, seconda gamba, terza gamba, quarta gamba, per esempio, eh? Quindi li segno lo stesso perché tanto non costa niente metterci un quadrettino. In ogni caso siamo adesso su questo minimo di Gauss e stiamo cercando una ripartenza. Bene, a questo punto, anche vedete, oggi è la giornata di oggi, non rappresenta tanto, non è all'idea oggi facciamo trading perché siamo a posto. Abbiamo avuto lunedì, martedì e mercoledì belli per lo short dell'euro-dollaro. Oggi non do nessuna indicazione sull'euro-dollaro perché non è una coppia che è tradabile, è un po' messa male. E il dollaro-yen ci va appresso. Cioè, messa male dal punto di vista di tradabilità o credibilità. Quindi, questa zona qui, secondo me, essendo il massimo di Gauss, il minimo di Gauss precedente, se mi rompe questo minimo qui, da qui è short, ragazzi. Sono 35 pips, non sono neanche tanti. Ok? Quindi, questo da aspettarci sull'H1. Allora, Nuova Zelanda contro, fammi vedere che adesso nella riscrivi, Nicolò, perché mi è andata via la domanda. Nuova Zelanda, vediamo se vado a trovare. USD CAD è Nuova Zelanda. USD CAD è Nuova Zelanda. Allora, USD CAD è cos'era Nuova Zelanda? Me la sono perso. Euro Nuova Zelanda. Euro Nuova Zelanda. Bah, Nuova Zelanda. Nuova Zelanda. Cosa arrivano? I kiwi arrivano da Nuova Zelanda, no? Gli agnelli arrivano da Nuova Zelanda. Però, vabbè. Allora, prendo proprio di questo qui. Allora, la Nuova Zelanda sta chiudendo o ha chiuso sull'H1. Andiamo a vedere sull'H4. Dopo questa lateralità qui mi rompe questo qui al minimo, una zona di pullback. Io direi che è ancora ribassista. Come vedere un attimino. È talmente brutta, guarda. Non perché non è una coppia che non mi piace, perché non ho nessuna mente, non la trado, quindi non posso dire che non mi piace, però la campana gaussiana qui, si sposta di range qui in alto, okay? Rimane con un range qui in alto, ricontinua su un range qui in alto, però abbandona questa zona qui. Quindi praticamente è ritornata sulla zona di pullback. Quindi probabilmente potrebbe fare anche o tornare su e fare questo, oppure tornare giù e fare questo. Un po' messa male perché ha avuto molta lateralità, quindi è un po' come segnale, oh, non si cancellano. Come segnale abbiamo avuto solo un segnale short a questa zona qui, che ha pagato bene perché per carità ha un range operativo molto bello, quindi paga anche abbastanza bene, non è quello. È che a che ora è che ti ha fatto questo segnale qui? No, vedere. Alla mezzanotte, io a mezzanotte, ragazzi, se non so se sto leggendo qualcosa, ma mi sa che sto già dormendo alla mezzanotte. Okay? Quindi vedete, è un orario di trading. Poi
Poi magari anche di giorno ha fatto questa salita, perché alle 8 di sera, quindi non è giorno, di sera, di giorno, e questa roba qua, vedete, lateralità, movimento, l'escursione notturna. Per quello ti dico, Nicolò, che magari è meglio che passi a delle coppie che siano un po' più, dal punto di vista di trading, basate sul tuo fuso orario, secondo me. Ok? Quindi sull'H4. Ho questa situazione qui, un segnale short in questa zona qui. Max caos a questo punto è questo sull'H4. Il numero di Gauss non ci interessa perché guardate, è tutto laterale, quindi posso prendermi assolutamente l'ultimo che è questo. Anzi, prendiamo l'ultimo che è questo. Questa è la campana gaussiana ultima. Ok? Però andiamo a vedere sull'H1. Abbiamo un segnale long da questa zona qui. C'è una campana gaussiana in chiusura. Allora, tanto riportiamo anche questa. Allora. Praticamente avremo un segnale long da questa zona qui e sul 4 ore abbiamo un segnale short da questa zona qui. Io preferisco non fare il long in questo caso. Preferisco aspettare, se mi arriva qui vado short, giusto? Oppure se incomincia a farmi un segnale short di campana di istogramma, magari in questa zona qui potrei cercare di fare lo short. Quindi onde evitare di mettermi long in una situazione che in un contesto di trend ribassista su un time frame superiore tipo il 4 ore, ma difficile anche da analizzare perché avete visto questo andamento sui 4 ore che praticamente è un mercato laterale. Sebbene è laterale, ma comprende 100 pips, eh? Questo è bello. Adesso io inserirò questo movimento qui sul robot, andava a spasso, guadagnava e basta. Anche qui, guardate, su questa salita qui, 370 pips avrebbe guadagnato in questa discesa qui. Ok? Poi long short, long short, long short avrebbe guadagnato. Su questa salita qui, sono 470 pips, però poi li avrebbe riguadagnati tutti. Quindi il robot sarebbe andato a spasso. Però non è, sono in webinar, Andrea, sono in webinar, ma ogni volta che mi scrivi, fai quello che devi fare, fai, no? Ok. Allora, a questo punto, sono tanti pips, quindi è chiaro che una coppia di Nuova Zelanda non si può mettere in un robot da 1000 euro, 2000 euro. Perché potrebbe diventare anche pericolosa, anche se poi se li recupera, però ti fa venire il batticuore ogni volta che sale così tanto, perché il range operativo è molto ampio. Quindi se riesci a toglierti dalla Nuova Zelanda, Nicolò, secondo me è tutto da guadagnare, perché per il trade discrezionale non è, per il nostro fuso orario non è tanto bello. Okay? Però ci sono anche dei bei trade da fare a lungo termine sulla Nuova Zelanda, perché è un range operativo abbastanza ampio, no? Cioè, già che ti vedi questo minimo qui, ti fa 500 pips, non è tanto male. Ok? Bene, a questo punto era un'altra coppia, era il CAD, Mattia, CAD, USD CAD. Vabbè, USD CAD, questa la tolgo perché tanto non è una coppia che a noi non andremo a vedere. Ho chiuso, sì, USD CAD, USD CAD, non la vedo, USD CAD, eccolo qui. USD CAD potrebbe essere una bella cosa, perché io ho anche il CAD Yen, lo trado per esempio. USD CAD, hop, l'hanno sbagliato. Ok, USD CAD c'è, cioè, short. Cioè già guardandolo così si vede che adesso sta dando un segnale short adesso, ed è short adesso, sta rompendo adesso, quindi è short. Però andiamo a vedere anche sui 4 ore, se ci dice la stessa cosa. Però adesso il pensiero è questo short qui è incominciato in questa zona qui. Il trend è ribassista, si vede molto chiaro che è ribassista. La campana gaussiana è arrivata ai minimi assoluti, proprio dovrebbe ripartire a rialzo. Quindi fare uno short sui minimi adesso come adesso, chiamo allo short che è partito qui e ci sta a farlo. Però non so se è uno short che ti potrà pagare tanto perché ormai è partito già qui in alto. Questo era lo short da fare, questa zona qui, guarda. Metodo fascia,
Segnale storto di questa zona qui, da qui, ok? Proprio era un derivato, guardate che roba. Era da questo minimo di Gauss qui che vado a prendermi quello precedente, che è questo. Okay? Qui va in lateralità, quindi lo sfiora di nuovo e riparte. La campana gaussiana ci porta qui, qui diventa ribassista. Vi faccio un esempio. Da questa zona qui. L'ho fatto. Da questa zona qui la campana gaussiana diventa ribassista. Da qui, dove la campana cerca di fare la lunetta, non la fa qui in alto, la fa qui, torna sotto il 50% degli indicatori. Quindi da qui io so che il massimo precedente è il massimo di Gauss. Guardate quanto è bella. Era bello, il max Gauss era questo, lo sapevo da qui. Quindi anche se non ho preso, se non avevo preso questo SOR qui, ve lo segno, il metodo fascia, ragazzi, è una, permettetemi di nuovo la parolaccia, che poi non è una parolaccia, è una bella figata, perché proprio è semplice. Qui mi aveva dato il segnale SOR, io non lo faccio perché non sono sicuro, potrebbe risalire. Mi ritorni qui in zona di pullback. Se non lo faccio adesso, regola del 15. 15, questa qui. Non lo posso neanche fare perché la regola del 15 non mi dà nessun ritracciamento, anche se il ritracciamento ce l'avevo prima, quindi alla fine il 30 era questo, potevo fare su questo breakout lo short. Ok? Potevo fare lo short su questo breakout. Perfetto. Però, volendo, se no, ancora non sono convinto dello short, sto fermo, adesso lasciate una stare questa qui. Sto fermo, arrivo qui. Da qui in poi ancora posso andare short. Guardate. Perché da qui la campana gaussiana sta chiudendo, quindi da qui so che andava short. Infatti arrivava fino a qui, tornava su, ancora short. Questa è una zona di pullback, perché alla fine questa è una zona di pullback. Da qui, zona di pullback, perfetta. Adesso, perché no, adesso no short? Sì, lo puoi fare lo short. Va bene, lo puoi fare lo short, però non so quanto paga. Potrebbe essere anche uno short veloce che magari non riesce ad andare giù, è arrivato in una zona di chiusura. Lo short è partito qui. Sei già arrivato un po' in ritardo, magari paga ancora 50 pips di ribassisti, non lo so. Però è un po' difficile prenderlo sempre sui minimi. Anche se dico è un segnale short, assolutamente l'ha fatto qui. Però se entri per prendere 5 pips, stai mettendo a rischio di più di quello che stai prendendo, giusto? Se non è un, era meglio prenderlo qui e entrare con l'idea di fare 30 pips. Se adesso entri qui per fare 5 pips è proprio andare a fine corsa. Prima o poi tutte queste cose qui, a fine corsa, fine corsa, fine corsa, ti becchi il trade che tu entri e lui parte. Quindi è un po' difficile fare il trade quando il trade è già finito. Ok? Però si può fare, ma io non entrerei neanche per 5 pips perché l'USD CAD pagherebbe anche un po' di più, però. Mettiamolo di nuovo su H4. È arrivato, vedi che la campana gaussiana è arrivata sui 4 ore. Quindi starei un po' attento a entrare nei minimi, però è bello, cioè è bello anche a me, mi piace come coppia entrare adesso, mi piace, però è difficile entrare e prendere solo 5 pips. Non lo farei, Giuseppino. Allora, bene, che ore sono? 10 e un quarto. Abbiamo fatto l'oretta anche oggi, eh? Eccolo qui, vedi? Accelera, minimo e accelera, quello che dicevo io. Però adesso, attenzione, adesso questo video potrebbe essere un minimo di accelerazione, però potrebbe essere anche finito. Poi potrebbe essere ancora un bel trend ribassista che continua, ma potrebbe essere anche che sei entrato, hai fatto questi 4-5 pips, non ti accontenti, la candela ritorna su e da qui mi parte il trend rialzista. Quello che intendo dire io. Non che lo sconsiglio dal punto di vista tecnico, non è bello, purtroppo, perché non hai l'idea che potrebbe scendere e farti nuovi, 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 nuovi minimi, perché ormai sei già arrivato alla fine. Però vedete, sta scendendo bene. Perché no? Bello, bello. Bene, mi pare che le ho lette tutte le copie che mi avete detto, o c'era ancora qualcos'altra? Non c'era niente, no? Allora, quindi, torniamo un po' a noi. Andiamo a vedere il dollaro yen. Ok, euro dollaro, cambio dell'ora,
Si è fermato un po', si è un po' arrestato, eh? Oggi la giornata, ragazzi, io punterei un po' sul dollaro yen oggi, dal punto di vista, però fermi ancora tutti, non è bello. Vogliamo vedere anche l'euro sterlina, visto che non l'abbiamo vista. Vedete, l'euro dollaro, euro sterlina, euro dollaro, euro yen. Tutte e tre rialziste. Ma quale delle tre devo tradare? Allora, la campana magenta è sopra quella gialla. Cosa intendi del KDN? Ecco, la campana magenta è sopra quella gialla. Vedi, Francesco ha visto proprio quello che io non avevo notato, almeno non lo stavo guardando. Per esempio, prendendoti questo short qui, ricordati che la campana gaussiana gialla è già andata, magenta è già andata fuori da quella gialla. Quindi potrebbe partire qualcosa, tipo qua, questo minimo qui. No, questo non c'è un esempio, non lo posso fare. Non c'è esempio, l'unico esempio è questo. Quindi, come qui praticamente mi riparte e rialza. Quindi dovrai stare attento. Adesso te li ha pagati i tuoi 5 pip sul minimo, anzi, li ha pagati di più, ma non so se accelera. Non sapendo, non posso dire, quindi non mi piace, solo l'unica cosa che non mi piace è che non ho questa idea qui, perché ho sempre il pensiero che poi mi ritorna su perché deve ripartire qualcosa. Ok, quindi euro dollaro, euro yen ed euro sterlina, abbiamo detto che sono tutti e tre uguali. Andiamo a vedere l'euro yen è rialzista. L'euro yen rialzista, mentre il dollaro yen è ribassista. Due coppie che vanno a braccetto. Quindi c'è qualcosa che non va in questa situazione qui. Vuol dire che non è forza, debolezza del dollaro che porta su l'euro dollaro, ma è forza di euro proprio. Proprio l'euro che è forte anche con l'euro sterlina, è forte anche con l'euro yen. Attenzione, tra 13 minuti ci sono i dati della sterlina. Se la sterlina dollaro parte a rialzo forte, vuol dire che la sterlina è più forte, quindi già un componente dell'euro, che sarebbe l'euro sterlina, andrebbe a ribasso. Comunque l'euro sterlina, se la devi tradare dal metodo ciclico, questo è il minimo di Gauss, probabilmente, non vedo altri minimi, e sta partendo con un segnale long da questa zona qui, guarda, ha pagato 10 pips. Okay? Siamo sopra la media 48. Okay? Quindi tutto quanto ancora da vedere, l'euro dollaro parte bene a rialzo, anche sull'H4 incomincia a fare un segnale long. Ma sull'H4 secondo me non è terminato e continuerà a fare qualcosina. Continuerà a scendere dopo un po'. Quindi ancora l'ultimo rimasuglio di short io lo farei sull'euro dollaro. Ma non adesso. Quante volte vi siete trovati nel pomeriggio alle 3, 4, 5 di sera del cavolo, ma adesso ci sta arrivando un bel short, ma io l'ho fatto stamattina e sono sotto di 70-80 pips. Quindi a volte è il timing sbagliato, a volte non si deve fare trading perché l'idea non è chiara. Magari diventa chiara tra un pochettino, diventa più chiara tra 2, 3, 4, 5 ore, diventa più chiara la situazione. E quindi meglio fare trading stasera alle 15, 16, 17. Si può fare uno short di euro dollaro, visto che adesso non è chiara la situazione, magari stasera me lo trovo qui o qui, posso farmi lo short, perché magari lo short mi paga bene. Guardate questa salita qui, per esempio. Qui poi l'ha fatta di notte, però va bene. Però anche in questa zona qui, vedete, è salito, ok? Poi scende. Quindi attenzione, poi queste discese qui, per esempio, arriva fino a un certo punto, è salita, mi sembrava un trend rialzista, ma poi arrivi qui. Sac, una bella candelona. Quindi queste candelone qui adesso potrebbero succedere proprio perché siamo in un trend ribassista. Ok, ho detto quello che dovevo dire. Ha chiuso le operazioni che si erano bloccate lì sotto. Sì, certo, vedete? L'ha chiuse qui 0,32, chiuse, continua a guadagnare, torna giù, le rifà 0,32, no, è la stessa, e poi ci ferma lì. Ok, quindi. Siamo già arrivati nel 2016, ci porta avanti. Ok, perfetto, quindi il backtesting lo lascio correre, così poi me lo guardo. Vi ringrazio della partecipazione, ci si sente domani mattina alle 9:30 come webinar finale. Grazie a tutti, ciao ciao, ciao a tutti, ciao ciao ciao, buona giornata, ciao ciao.